di due generazioni di criminali. Il dramma del potere assoluto e degli uomini che osano violarlo. Il Padrino, parte seconda. What is your name? Don Vito Corleone e suo figlio Michael. L'uno e l'altro hanno visto le persone più care assassinate sotto i loro occhi. L'uno e l'altro assassini per vendetta. L'uno e l'altro al vertice di un'organizzazione criminale che è la più potente del mondo e la più spietata. Secondo l'accusa, lei nell'anno 1950 tramò l'eliminazione dei capi delle cosiddette cinque famiglie di New York. È una spudorata menzogna. Nelle loro mani il destino dei loro avversari. Ma se hai vinto, pensi di dover eliminare proprio tutti? Io non penso affatto di dover eliminare tutti, Don. Solo i miei nemici. Il gioco delle alleanze e dei compromessi. Michael, siamo più forti di tutti i sindacati. Le sentenze di morte per proteggere il loro impero. Le offerte che nessuno potrebbe mai rifiutare. Il Padrino e il suo erede. Il mito dell'invulnerabilità. Non hanno avuto il tempo di scappare. Mac, non stare qua, vattene dentro. Li voglio vivi. Ci provo. Rocco, vivi, capito? Il Padrino, parte seconda, è la Sicilia del 1921. È Las Vegas del 1958. È la rivoluzione a Cuba. Lo sterminio a New York. Una rete di corruzioni e di congiure. È come voler uccidere il presidente, nemmeno avvicinare ti fanno. Nella vita una sola cosa è certa. Se la storia ci ha insegnato qualcosa, è che si può uccidere chiunque. Una catena di delitti e di tradimenti. Non volevo che nascesse un altro figlio destinato a diventare un criminale, anche lui in mezzo a tanti criminali. Basta! Il Padrino, parte seconda, è l'ultimo capitolo nella storia violenta della famiglia Corleone. È il capolavoro cinematografico dell'anno.